Se vi sono delle responsabilità sarà la magistratura ad accertarle. Il sindaco di Agrigento Marco Zambuto ritorna sull'argomento crollo e il riferimento è a quell'ordinanza risalente al marzo del 2010 che riconcede il permesso agli abitanti che vivono nella zona del Palazzo Lo Iacono di ritornare nelle loro case dopo la fine dei lavori di messa in sicurezza del palazzo. Per gli uffici comunali il pericolo immediato era stato scongiurato, ma il 25 aprile scorso, proprio dopo un anno, il palazzo è crollato su se stesso. Il sindaco di Agrigento Marco Zambuto: gli uffici assolutamente mi assicuravano sulla tenuta della struttura, perché diversamente chiaramente avremmo fatto altre scelte. C'è un'indagine della magistratura, ci sarà un accertamento interno all'interno degli uffici comunali? Assolutamente sì, è chiaro che tutti questi gli eventi che sono capitati mi impongono di dover fare accertamento, che sto facendo e per il quale poi mi riserverò di fare anche io una comunicazione all'autorità giudiziaria. Zambuto ha presentato tutti gli interventi effettuati dalla sua amministrazione sul centro storico, progetti presentati, 200 diffide nei confronti dei privati e 64 ordinanze sindacali di demolizione. Nel corso della conferenza stampa è anche arrivata la chiamata dell'onorevole Giulia Adamo, che ha comunicato a Zambuto l'approvazione nella conferenza dei capigruppo all'ARS di un emendamento del governo sui fondi infrastrutturali, riservando al comune di Agrigento circa il 5% di questi finanziamenti. Una notizia che soddisfa il sindaco molto più della promessa di ieri del presidente della regione Lombardo di uno stanziamento di circa 1 milione di euro. Yeah, well.